Sono puzzle per bambini di 10 anni e non ci capisco un cazzo. Sono tornato alla porta, sono un coglione Giovanni. Jingle ogni volta che sbaglio un puzzle, ci sta. Le palle sudate, grondanti, scroscianti, un torrente di sudore che scende tra le gambe. Benvenuti a tutti in questa nuova live della Eggloc di Pokémon Bianco con la community. Allora, questo è potenzialmente il penultimo episodio. Allora, non so se farò Camilla. Non so se... di Camilla mi frega un cazzo. Vorrei fare Nardo in realtà più che Camilla. Immagino che vedremo. Sono molto avanti sulla tabella di marcia, quindi se dovessi vincere la Lega potrei anche valutare. Magari vi metto tipo un subgollino per la Lega, visto che alla Lega non ci saranno i sub goal di robe. Non ci saranno i sub goal per le uova, perché ovviamente alla Lega si frizza tutto. Magari metto un sub goal per portare avanti la serie. Che ne sai? La situazione attualmente è questa. Se non sbaglio, le abbiamo contate. Dovrebbero essere 36 uova. Vado a riordinarle giusto per avere il calcolo preciso. Ma dovrebbe essere così. Facciamo belle schiuse oggi. Allora, sicuramente oggi, se arriviamo alla Lega, schiudiamo altre 3 uova. E quindi dovremmo arrivare a 33, quindi gli anni di Cristo. Poi mettici delle ruote, mettici che magari andiamo avanti nel post game, ma quello, regà, ve l'ho detto, è tutto da vedere, dipenderà anche un po' da voi. Comunque in team c'è solo Plush, così almeno se facevate partire un sub goal ci facevano due risate. Questi sono i Pokémon, abbiamo esattamente un box. Letteralmente un unico box pieno di Pokémon. Dobbiamo fare adesso, facciamo un attimino briefing e soprattutto iniziamo a giocare. Oggi che ne abbiamo l'opportunità. Allora, mappa città. Noi abbiamo da fare il dialogo della lore che si seguirà, perché è il dialogo della lore. La palestra, il percorso 10, ivi incluso Comor, più le fight in via Vittoria, e in teoria a quel punto arriviamo alla Lega. Abbiamo delle cose che abbiamo skippato? Sì, abbiamo giusto skippato gli allenatori su questi percorsi qua, ma abbiamo detto che li evitiamo. Io non ho schiuso sul ponte propulsione l'ultima volta, vero? Ma sapete che ho sbagliato? Perché io avevo schiuso sul freccialuce. Quindi per coerenza dovrei schiudere sul ponte propulsione. Perché i ponti li sto considerando. Per coerenza dovrei farlo. Vado a schiudere allora. Random.org, pigliamo subito l'uovo del ponte propulsione. Perché? Perché era giusto farlo, nella scorsa live ho trollato e non l'ho fatto. Oh, interagisci, metti 36 a questo punto, che sono le uova rimanenti. E andiamo a fare la prima delle, a questo punto, 4 schiuse della live e del video di oggi. Cioè, benvenuti amici di YouTube, questo è un video. Iscrivetevi al canale, che è utile, mi fate piacere. E guardate il video fino alla fine, ogni singola pubblicità, guardatela attentamente. Genera! 18, oh, l'uovo più legale della storia. Chi sei? Fammi vedere un po'. Uovo 18 è proprio lui, Betto Mago con una figa di lastra pietra. Un fottuto criminale. Vai. Quindi, fuck, però questa roba qua è tristissima perché mi annulla il completismo dell'unico box. E va bene. Ce la accolleremo. Vai, primo uovo di oggi. Che in realtà era un uovo della live scorsa, ma la live scorsa ho sbagliato. Ha una lastra pietra, quindi mi aspetto che sia un tipo roccia, incredibile. In effetti è un tipo roccia. Un Crenidos? Ok, curioso. Questo Pokémon è pseudo ingiocabile in realtà. Però va bene. Con forza. Minchia, questo Pokémon. Bro! Wait, questo Crenidos è da Kaizo Ironmon. Non gli cambio il set perché è carino. E a quel punto vediamo un attimino come te la cavi. Sì, tipo il nostro Gurkuf, ecco. Rampardos, vai. Questo Pokémon qua è troppo tamarro per i miei gusti esteticamente. Soprattutto che esplode, ma sono dettagli. Vabbè, ma intanto toccalo. Tezza. Beh. Vedremo se fare anche il post game. Secondo me ci potrebbe stare perché ci sono tante uova. Ci stavo già pensando. Però d'altra parte vorrei fare la Nuzlocke di Scarlatto Violetto di mezzo. Però d'altra parte Run and Ban forse lo posticipo un attimo perché... Ah cazzo, ma questa era shiny. Ma è inguardabile. Cioè, sopra quello c'è giusto Run and Ban, credo. Quindi sì, toccherà farlo. Però di mezzo ho il progetto di FIFA che vorrei cercare di lanciare per bene.
Sto lavorando adesso a un video che credo uscirà martedì. Quindi da lì in poi inizio a fare il riassunto e se riesco a finirlo di scrivere la prossima settimana sarebbe top. E poi di editarlo nell'arco di 2 settimane. E vorrei, tipo, dopo una settimana dall'uscita del riassunto, magari fare Run and Ban. Detto questo, benvenuto fra Alligator Shiny. Questo è figo. Questo è proprio un bellissimo Shiny. Cioè, non c'è dubbio. Come ha fatto Electros Shiny? È tipo lui, ma Electros, immagino? Capiamo. Oh, sì. Però poi Lamentadent. Road to be purgato questo, eh. Iris, sono qui col mio Colgate. Sono pronto per sentire la tua storia dei draghi mentre mi lavo i denti. Perché ho un bidone? Non sono un grande fan di Electros come Pokémon. Sì, ok, non ha le debolezze, va bene. Quando compi 12 anni inizi a sbattertene. Ciao Aristide. Ti dirò quello che so. Quello che hai con te è lo Scurlite. Un tempo Zekrom che si risveglierà proprio da quella pietra e Reshiram che si era già risvegliato, che si è già risvegliato, erano un Pokémon solo. Quel Pokémon e gli eroi gemelli avevano fondato una nuova regione dove Pokémon umani vivevano felici. Finché un brutto giorno i due eroi gemelli si scontrarono. Uno di loro ricercava la verità, l'altro gli ideali. Ebbe inizio una lunga lotta per decidere chi dei due avesse ragione. Il Pokémon Drago, incapace di schierarsi, scelse il suo corpo per poter così fiancheggiare entrambi i gemelli. Reshiram, il drago bianco schierato con chi cerca la verità, fautore di un mondo di pace. E Zekrom, il drago nero dalla parte di chi segue gli ideali, per un nuovo mondo di speranza. Dato che i due Pokémon erano in origine un essere unico, avevano pari forza e resistenza. La lotta continuò sempre più aspra, senza produrre alcun risultato. Finché, logorati dalla stanchezza, gli eroi gemelli capirono. La ragione non poteva stare da una parte sola. E così la lotta terminò. Purtroppo, però, i figli degli eroi iniziarono una nuova lite. Fu allora che Reshiram e Zekrom si abbatterono su Unima lanciando fiamme e fulmini e distruggendo in un istante la regione, per poi sparire nel nulla. E la colpa era tutta degli umani. Se avessero saputo trattare i Pokémon con rispetto, non sarebbe accaduto nulla. Reshiram e Zekrom si erano sacrificati per fondare una nuova regione, dove Pokémon e uomini potessero vivere in pace. È vero, i Pokémon non sanno parlare. E per questo gli uomini spesso impongono loro le proprie idee, facendoli soffrire. Ma malgrado tutto, uomini e Pokémon credono gli uni negli altri e si cercano a vicenda. E sarà così per sempre. Nulla di più vero. Non riesco proprio a capire quelli del Team Plasma. Come possono voler che ci separiamo dai nostri cari Pokémon? Scusa per la piccola digressione finale. Ad ogni modo, questo è tutto ciò che sappiamo. Rimane un mistero come si possa risvegliare il Pokémon leggendario. Adesso vai. E non dimenticare la promessa fatta a Nardo. Devi vincere la medaglia di Bureduopoli. Iris, vai ad aspettare Crapo in palestra. Merita una lotta coi fiocchi. Ecco, giusto, bravi, scusatemi. Le palestre. Allora, l'ultima palestra che abbiamo affrontato era di tipo erba. E infatti Simoanton ha smurfato. Quindi cosa ci rimane? Potrebbe essere tipo psico. Beh, il team è abbastanza solido in generale, penso che non ci sia nulla che soffriamo concretamente. Sì, magari a livello offensivo dobbiamo un po' cavarcela, capito? Se fosse elettro, giusto due resistenze. Non incredibile la situazione, ma ci può stare. Palestra. Bellissima sta palestra qua, tra l'altro. Cioè, bellissima da fuori, molto più bella la palestra, ovviamente di Nero 2 Bianco 2, dove hanno smurfato le palestre, ma è quello un altro discorso. Bentomago, te la senti di lidare o pensi di letteralmente morire turno 1? Guarda quell'attacco fisico, che scandalo. O devi volarmi immediatamente sul posto seccato. Vai. Swallow, guarda te che me lo mette contro. Vabbè, Swallow penso che Bentomago possa fare qualsiasi cosa e shottarlo in questo momento. Vero che metà testata lo tira giù? Eccoci qua, stai a vedere. O è volante o normale? Giusto. Mi dimentico sempre di considerare questo aspetto qua. Bro, è evidente che non c'è mossa per colpirmi. Muori. Bravo. È proprio una palestra normale. Ok. Non so se essere contento di questa informazione qua. Perché di mezzo c'è Haxorus. Non dovrebbe tipo mai uscire Slaking, però se sono normaloni, in linea teorica abbiamo Gengar, abbiamo lui che regge. Il resto di Pokémon si difendono.
Sì, Snorlax è più uno probabile. Fosse Blissey sarebbe eccezionale, perché Blissey quando ce l'hai da affrontare è... quando ce l'hai in squadra è rotto in culo, ma quando ce l'hai da affrontare è un bidonazzo mai visto. Oh mio Dio, dimmi che non ha Sosia. Chat, penso che... lato positivo, so esattamente che mosse ha. Senti, qua arriva Pallaombra sicuro. Lo sapete che devo saccarne uno, vero? Lo sapete che qua mi vola un Pokémon, sì. Cioè, potrei rischiare Pikuz al 50%. E sarebbe quasi ottimale. Aspetta, Typhlosion low speed. Questo è huge. Typhlosion sta sopra. E ha extra senso. Oh, dovrebbe tenermi uno Shadow Ball. Sentite, credo che Typhlosion sia la call più sensata. Non credo che lo shotti mai di extra sensory, però forse è la giocata giusta. Cioè, mi dispiace per il Pokémon di Beast tipo, ma purtroppo non ha cucinato. Non ha nemmeno... eppure addirittura il Pokémon che ha la special defense più resistente dopo Pikuz. C'è la possibilità che cali, se cala vento gelato è ancora peggio. C'è la possibilità che cala fuoco fatuo. Io credo che veda la kill sempre. Però avete ragione, sono gli HP di Ditto. Dai! Ce la puoi fare! Ce la puoi fare, Typhlosion! Ce la puoi fare, io lo so! Io lo so, io ci credo fortissimo! Questa la tieni. Questa la tieni, in ciabatte la tieni. Bro... non se lo meritava, secondo me. È un po'... questo crit è stato un po' OP. Voglio dire... Uncino? Uncino che regge e fa sgranocchio e non muore di Life Orb? Dai, Sheer Force più Life Orb, magari kill uguale. Porco due, quasi. Merda, aspetta, ho Sheer Force più Life Orb, non prendo recoil di Life Orb, ok. Stai a vedere che forse ne esco. Vieni là. Oh, Stockroach, mi distrugge, ragazzi, mi sweepano. No! No! Mi sta trepiando! Ok, Electros, ho bisogno di te! Ma porco due! Ma l'esordio me l'hanno saccagnato! Questo per dire che abbiamo dei Pokémon forti. Ok, 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 ok. È andato, è andato, è andato, è andato, è andato. Wait, ragazzi, la palestra è piena di Ditto Sosia, è tipo finita, lo sapete, vero? Non dovrei... ma poi come fate a randomizzarsi? Questi sono i Deino di merda, raga. Ma poi posso prenderlo nel culo? Se è un altro Ditto, give up la challenge. Ok. Non che sia simpatico, ma non penso di avere molte alternative. Cioè, questo robo può imparare di tutto. Potrei anche mandare Betto Mago, ma poi Mouth Speed. Prova Itara. Fango bomba. Oh mio Dio, ti prego, sciottalo. Bravo. Bravo, Pikuz. Bravo, Pikuz. Ma dai, ma questa, ragazzi, è la randomizzazione di Deino in Ditto che mi apre il culo. Ma che cazzo significa? Beh, immagino che ci sia un po' di pep ufficialmente in questa palestra. Speriamo che non ci siano altri Ditto. È quasi metagame. Allora, fermi. Fermi, fermi, fermi. Allora, se becchiamo un'altra situazione del genere... intanto, Bea, grazie. Allora, non volevo che morissi, d'accordo? Sei diventato ufficialmente una live su YouTube. Il crit non è stato simpatico. Credo che ce l'avresti potuta fare. Feraligatr... t'han distrutto. Mi dispiace. Mi dispiace per il Pokémon di Uncino o per chi ha mandato Uncino. È stato veloce. È uno shiny bello, no? E comunque ci tengo a dire una cosa. Morto di crit. Morto di crit. E morto di crit. Straight crit, nient'altro. Stavo pensando la stessa cosa, Marco. Ma se io per counterare Ditto portassi Ditto in lead, è così folle, chat?
O se no, vediamo se ho qualcuno con la scala. Ok. Ok, sai cosa? Sai cosa? Bella idea. Questa immagino che abbia dei... Se non altro, Aristide può avere Deino, in effetti. Non credo. Cioè, può avere Ditto in quanto randomizzato da Deino? Porco due! Porygon Z! Minchia! Attacco fisico, ok. Senti. Perché Breccia non penso di outspeedare. Oddio, non lo so. Ok. Va bene. Ora non outspeed. Lanciafiamme. Porco Diaz. Chandelure, ho una necessità in questo momento. Mi serve che questo lanciafiamme lo faccia. Eravamo al limite. Chandelure un outspeed a 80. Forse era cross. A Zigefo, chiudo gli occhi. Magari non ha mosse per ittarmi. Ok, dovremmo essere safe. Eravamo safe anche da Creto. Okay. Giù. Sto matto in culo. Se questo ce l'ha anche a palestra, ci facciamo di quelle risate. Che... No, non è veramente successo, no. No, ma com'è possibile che ce l'hanno? Mannaggia la puttana, facciamo così. È che qua non lo shotterò mai, lui se ha una qualsiasi... Manda Porygon è quello che regge meglio. E poi c'ha il turno di Pigrone, eh? E posso provare a mandare lui a fare tipo Tuononda. Per poi riposizionarmi con Invertivolt e killare garantito con Heracross, ce l'ho. Ce l'ho, forse ragazzi l'ho cucinato, vediamo se funziona. Non commento quello che ho appena visto. Ok, qua è Pigrone. Butta dentro lui. Allora, potrebbe avere ancora le normali sbroccate, eh? Ok. Qui quello che voglio fare è Tuononda. Ok, sì, avevo una lotta. Mamma mia, che danno. Ok, easy GG, forse ce l'abbiamo. Tuononda, in questo modo droppiamo la speed. Caliamo Invertivolt per chippare, riposizionarci. Ed Heracross dovrebbe killare. Crapo, ma perché Invertivolt è così forte? Eccoci qua. Questa è kill garantita. Puzza di merda sta palestra, ragazzi. Puzza veramente di sterco marcio. Ok. Ricordi capo che poteva avere la hidden e non Pigrone. La famosa hidden di Slaking che è... No! No, non ha la hidden. Che scoperta! Certo che non ha la hidden Slaking. Altrimenti lo vedreste giocato con la hidden. Oh, hidden! Iscriviti al canale per altri contenuti. Bene, in realtà tutto fatto perché così almeno Heracross è prebernato. Salire di qua e tornare indietro perché Fangoruts regala 30 abbonamenti. Stupefacente. Benissimo. Allora, dunque, si farà così. Che bisogna fare? Guarda qua, che bel giro. Ale. Bene. Bam. A posto. Torna indietro. Si va al centro Pokémon. Beh, è stata... ma come l'abbiamo esplorata questa palestra, ragazzi? Ma che ciodoni siamo? Grazie, Fengu, per le 30 sub. Chat, speriamo... speriamo che si debba scegliere un nuovino qui. È il momento della ruota. Pronti? Io no. 3, 2, 1.
una purga. Ok, non è una purga. Ma sai che me lo prendo? Ma sai che mi prendo l'ovetto pulito? Ma sai che mi schiudo il mio uovo? Random.org, comunicami ciò che devo fare. 15. Perfetto. Questo è l'uovo di Fangroots garantito. Guarda. I posci. Sai che io non credo. No, metal coperta. È un altro Scizor. È finito. È un altro Scizor. Non ci sono. No, potrebbe essere Steelix. Onix. E Onix. 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 Cazzo. 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 Pisello. 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 Grazie ai posci per l'uovo. È un doppione. Di nuovo. Raga, come avete fatto in 88 a scegliere tipo 10 volte gli stessi posci? Cos'hai? Retromarcia. Niente. Vai, sì. Fatti Scizor serenamente. Vai, perfetto. Sono puzzle per bambini di 10 anni. E non ci capisco un cazzo. Sono tornato alla porta. Sono un coglione, Giovanni. Jingle ogni volta che sbaglio un puzzle. Ci sta. Ho fatto. Oh sì. Oh sì. Oh sì. No, raga, dai, devo tornare indietro. Grazie, Mimius, per le 10 sub. Allora, senti. Uno, grazie dei soldi. Due, ottima gag. Tre, vaffanculo. Però è stato divertente. Va bene, ragazzi, tanto sono puzzle per bambini. Lo rifarò sicuramente senza problemi. Non vedo, non so neanche come si torna indietro. Giro la ruota perché è stato raggiunto il sub goal. E ti prego, non la purga. L'ho corrotta la ruota, cazzo sì. Grazie Schiaro per i 200 bit. Crapo, ma se prima della Lega in caso non riuscissimo a chiudere tutte le uova, trovassi un modo per magari per... Se prima della Lega in caso non riuscissimo a schiudere tutte le uova, ti faccio una canzone. Tutte le rimanenti. Lo dirò un'altra volta. Quelle uova che resteranno, le schiuderò tutte quante. Ma è la quinta volta che dico tutto quanto, e il prossimo che non lo capirà gita nella landa del ban. Grazie Schiaro per i 200 bit. Sì, lo farò. Grazie Schiaro per i 100 bit. Questo è l'atteggiamento che io voglio da questa chat. Cioè, mi regali 200 bit? Ti flammo? E mi dai 100 bit per chiedermi scusa? Questo è il meccanismo. Questo è il mio business. Questo è il mio cazzo di business. Vediamo un po'. 6. Oh, bene, il numero 6. Che è l'uovo di Sam con la sorbisfera. Vai. Regalaci un bel pasto. Vediamo un po' cosa otteniamo qua. Basta, ragazzi, basta. Basta, 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 stop, non ne posso più. Toto dai le ovunque, è una malattia rara, ma in realtà è comune. Cioè, wait, quant'è, scusami, 3 su 88 che percentuale è? È tipo il 5% di Pokémon nel box. Assorbisfera,
Oh no, chissà che moveset e che abilità avrà. Non lo so, sarà forse Sheer Force? È Sheer Force, è letteralmente il Pokémon di prima, sì! Per dire, mi ricordo quando abbiamo fatto la Nuzlocke in cui voi chat mi toglievate i Pokémon, e lì è stato interessante. Comunque, per chi si fosse perso la stream di ieri del... Intanto io evolvo Pokémon, va bene. Per chi si fosse perso la stream di ieri dei quiz, oltre ad aver fatto i quiz che magari diventeranno un video, vi siete persi una roba che adesso vi faccio fare. Devo pensare a come introdurlo in maniera più o meno stabile nel live. Vai, chat. Scrivete nomi di Pokémon di tipo roccia. Vediamo quanto ci mettete. Ditemi che non è potenzialmente una figata di format questa roba qua. Ditemi che potenzialmente non è una figata di format fare la speedrun insieme a voi chat. Ovviamente toglieremmo la modalità lenta. Cioè diventeremo dei criminali con la classifica di chi ne becca di più. Dovremmo toglierla lenta, poi lo faremo però. Cioè voglio dire, fare la speedrun dei quiz dei typing in meno di un minuto con la chat. Sai che ce la potete fare? 25 secondi per dire tutti gli altri. Dai, ve ne mancano ve ne mancano pochissimi. Under one minute. Solrock. Azzi, Giga Colossal, l'avete detto? Sì? Tre, chi cazzo manca? Chi è che è? Stonejourner, Stonejourner! Lo metto io, Stonejourner! Ho sbagliato a scrivere, Sol! L'avete messo voi, chi cazzo manca? Minior? Licarrock? Chi cazzo è sto coglione, chat? Chi minchia è? Chi cazzo era? Silvalli, porco due, certo! Era fucking Silvalli, certo, c'era Arceus. 1 minuto e 17. Questa roba qua mi piacerebbe introdurla a livello di format e magari tipo nei pre-live. Volevo farvelo vedere. Adesso torniamo a... Adesso proviamo a fare la palestra. Vai, Iris! Ottava palestra della Egglock di Pokémon Bianco, in cui la chat mi odia perché sono un dittatore. Vai, quattro Pokémon. Porca troia, ok. Prepariamoci a sudare, ragazzi. Ce ne sarà bisogno. Oh, questo qui prima aveva fulmine. Cosa? Si tira sull'attacco speciale. No, che l'attacco fisico, va bene. Senti, io provo a rimanere in campo un attimo. Protect, ho paura di congiura, non voglio rischiare. Calo gelo raggio. Ok, va bene. Che item ha? Ma neanche male in realtà sta giocata. Ruba avanzi, porco due. Per nulla. Ok. Allora, se io ti faccio psichico, non ti mando in range di cura grazie all'avanzi che mi hai rubato. Porco due, no! Avanzi protezione. Ok. Qua, questa situazione qua è abbastanza problematica. Avanzi protezione non è una cosa che volevo vedere. Avanzi rubato con furto più protect è una combo veramente scandalosa. Ok, però lui ha gelo raggio come mossa. Ci sta, questo fa un PS letteralmente. Ho gelo raggio. Forse ora è ancora in range di cura. Eh sì, decisamente. Però va bene. Ha più senso surf? No, guarda. È ancora 95 in stagione. Ok, qui lui si cura. Ha fatto furto, protect, gelo raggio. Cioè, la logica mi dice... Oddio. Beh, non mi può rubare la storia scelta. La logica mi dice che Carlos è abbastanza a posto. Anche se avesse una normale non la tirerebbe. In realtà posso ancora provare a... A tirare per le lunghe questo 1v1, sapete? Freeze? Cioè, finché non fa qualcosa di strano... Qua di nuovo Protect. Ok. Questa combo qui... Questa palestra qua c'ha situazioni esotiche, Ma in teoria siamo in contro... Eccoci, ma più... Perché non l'ha fatto prima? Ok, senti... Non siamo Battle Armor, vero?
Siamo Battle Armor. Lui ha fatto da 70 143 a 79. Linea teorica. Proprio deve max rollare per killarmi. D'altra parte ti direi che lo switch su Carlos è safe. E furto non mi può togliere la lente shed. Se qua tira furto è un... è che più che altro furto a più uno, ragazzi. In realtà Carlos è giù di critta. Furto a più uno, Carlos è giù di critta. Senti, mi rischio Carolina. In teoria dovrebbe gestire. Porco due. Giocato due iperpozioni sullo stesso Pokémon, ok? Ed era in range. Freeze, dai. Minchia, che roll! Ok. Riprovaci di nuovo. Mi sta inculando. Potevo fare... potevo predictarlo. Però se non fa ritorno è perché non legge la kill. Quindi in realtà io posso... insistere un attimo. No, wait, aspetta però. Perché poi legge la kill con furto. No, calma. Aspetta. Questa è una gestione, è una situazione complessa da gestire. Allora, lui non sta leggendo la kill di ritorno. Quindi va di protect. Quindi vuol dire che ritorno lo tengo. Il problema è che se mi fa... se il ritorno mi fa abbastanza danni per poi farmi entrare su furto di Shande. E se me ne battessi il cazzo e mandassi banalmente lì a menare un po'. Ok, gelo raggio. Ottimo, perché ora sono giù di ritorno, però. Il problema è che non so se Carlos lo outspeed. E quindi poi furto arriva a più uno e non fa bene. Ora dovrebbe essere sicuro ritorno, quindi lo switch su Carlos è safe. Outspeed, sono scarfo, giusto. No furto. Questo dovrebbe essere ritorno garantito, credo legga sempre la kill. Forse aveva max rollato prima. Ok, ora siamo in una buona posizione. Unica cosa, se... in traditto adesso ci divertiamo. Proviamo a loccarci su qualcosa che abbia un... no, devo killare qua. Psichico... se mi locco su psichico più un'altra product di avanzi, ho paura che... ok, è giù. E ora bisogna vedere cosa succede, però. Se questo era il primo. Ok, Audino. Va bene. Ti direi che resto in campo. Lanciafiamme qua non killa mai. Sono neanche sicuro che sia due... no, beh, due hit si dà. Bello. Ok, d'accordo. Ah, posso addirittura lasciarlo morire di dot di burn che ho sculato. Non credo che usi un'altra pozione. E magari andare sul safe e mettere Zenith per risparmiare Carlos in previsione di ingressi di altri Pokémon. Tipo, dovesse esserci dito. Non dovrebbe esserci dito a questo punto. Potrei anche mandare Electros per poi riposizionarmi, in realtà. Audino dovrebbe essere un Pokémon su cui posso muovermi più o meno come voglio. Vero? Nice, bravo GG. Ok, riposizionamento di Electros. Ok. È l'Ace? Sì, direi che è l'Ace perché ha il 43. Ok. Posso anche provare a rimanere in campo. La verità vera è che non mi conviene, perché questo gelo raggio qua è irrilevante, a meno che non frizzi. Invertivolt mi permette di posizionarmi con Heracross. Che attiva immediatamente Guts. E che con Brick Break prende instant la kill. E ora vediamo chi entra come ultimo. L'abbiamo sbolognata per bene, ma non è stata semplice, eh? Vediamo chi è l'ultimo. Porca troia, Heracross. Va bene, leva Heracross.
Questa è una volante 100-100. E allora ti direi che andiamo con lui. Dentro Electros. Wow. Ok. Chat, Pidgeot con attrazione o dei ricordi, vero? Ok. Possiamo restare in campo e fare scintilla. Cuor di leone. Va bene, no problem. Pidgeot con attrazione o... mi dà delle vibes di Pill. Sì, sì. L'ho già visto. Non credo che sia mai one shot. Più vicino di quanto credesse. Non penso che possa usare una cura. Nel caso io faccio in vertibolt. GG! Nice! Sapete cosa? Ha cucinato bene Electros in sta palestra. Quel Porygon è stato un po' spaventoso. Le palle sudate, grondanti, scroscianti, un torrente di sudore che scende tra le gambe. Qua c'è un assolo di chitarra, ovviamente. Questa host è, sai che meme. Bro, devi scrivermi una host per un percorso in un gioco da bambini, niente di serio. E c'è il pianista con il piano in fiamme sulla spiaggia. Bellissima host. E Fenguruz ha regalato 20 abbonamenti, che immagino ci stia. Grazie Fenguruz. Io ti devo una cena al sushi più importante di Milano, secondo me. Grazie mille per le 20 sub. Grazie anche a Lord Viper per il Prime. E a Luca per il 37esimo mese. Forse lo faccio passare un po' in secondo piano, ma perché sono timido. Ovviamente, super grazie per tutte le sub. Fengu in particolare, ma anche tutti gli altri che hanno supportato questa serie qua. Lo sto dicendo come se stia finendo, ma non è finita. Grazie, faccio cose per l'abbonamento regalato a X-Cross. E niente, qua tocca spinnare una ruota. Chat, Fenguruz sta tryhardando per schiudere il suo uovo. Ma Fengu, posso sapere qual è? Perché io non l'ho ancora individuato. Mi dici come l'hai chiamato? Fengu sta tryhardando per il suo uovo. Non lo posso sapere, fuck. Così, se c'è la corruzione adesso nella ruota, lo collo. Direi che più corruzione di così, frate. Necessaria. Spegniamo prima la ruota e poi dopo andiamo a schiudere l'uovo che dobbiamo fare del percorso 110. Così nel caso li sommiamo. Wait, scusatemi, ma se viene fuori l'eliminazione chi ho in squadra? Beh, sarebbe una, sarà una votazione interessante. Vero Aboma Snow? Spin! No way, schiudi due uova. Oh, oggi ragazzi è una giornata. Oggi si può dire che c'è una pacificazione. Lo so che ho detto, sì, no, facciamo un sacco di ruote così almeno schiudiamo le uova. Vi posso giurare che non ho scammato, ecco. Niente, dobbiamo prendere due uova. Così arriviamo a 30 spaccati. Arriviamo a un box preciso. Random.org, benvenuto, dai. Droppami sti numeri. 4, 32 e 3. Incineroar, Nick05. Non avevo già schiuso Nick05, vabbè. L'altro è Incineroar, non oso immaginare cosa debba succedere. E infine, numero 32, uovo. Quindi uovo devo scegliere io il nickname. E quello di Davide, il 3. Porco 2, è quello del traditore. Schiudiamo Incineroar. Grazie Fede Viga per il Prime. Diamo di Incineroar. Come cazzo è scritto sto idiota? Incineroar. Sarà un gatto. Sarà Glemiao, dai. Collo Glemiao. Potrebbe anche essere scritto in effetti. Vabbè. Ok, era meno meme di quanto credessi. Ok. Beh, interessante, Scrafty. Male.
Ok. Beh, immagino che sia un po' da fixargli il learn set. Nick05 con la squama cuore. Immagino di poterla utilizzare. Se è love disc, lo porterò da Comor. Basta doppioni, ragazzi. Secondo me riesco a fare un team di full doppioni. Fa vedere questo uovo con il Bijou Spettro. Questo è l'uovo di... Ah, questo è uovo. Questo posso scegliere io il nome. Vai. Ho un'idea, raga, per la prossima sezione di game. Bello. Ok. Tra l'altro sto per prendere la neuropietra. Vai, intanto fatti scraggy. Cioè, scrafty, scusate. Benvenuto. Due Zorua. Due Zoroark, scusatemi. Questo sì che è un cazzo di team Pokémon serio. Masterball, non conviene tenerla per Zekrom. Bro, quel Pokémon lì ha il tasso di cattura di un Rattata, credo. Bravo, Fenguruz! Bravo Fenguruz per far fuori i doppioni. GG. Grazie per le 20 sub. Se esce elimina un Pokémon, divertitevi. Se esce schiudi un uovo, sto accettando. Va bene, altra ruota. Grazie mille Fengu per le sub. Ruota. Anche per il bene, anche solo per il bene e per la sanità della chat. Non farmi schiudere un altro uovo adesso perché sarebbe estremamente sospetto. E soprattutto, fammi volare sti Pokémon, per favore. No way. No way. Chat, vi giuro che non è scriptata. Vi giuro che non è scriptata. Beh, ragazzi, parlo ai miei Pokémon. Sentite, io non credo... Credo che non serva neanche la musichetta... La musichetta, vero? Voglio dire... Bro, questo ha Solar Raggio e Giorno di Sole. Questo ha Palombo, Energy Palla, Psichico, Lancia, Fiamme. D'altra parte... Ce ne sono un paio che non hanno giocato. Nick05 non ha mai giocato. È il momento della purga. Cari miei amici Pokémon, è il momento di far volare tre di voi. Ma io davanti a me, di fronte al patibolo, ho dei Pokémon macchiatisi di colpe inenarrabili. Ho dei Pokémon macchiatisi del delitto di sostituzione di identità, di mancanza di originalità. Eppure Nick05 non ha ancora mosso i suoi primi passi in questa avventura. Lo farà a breve. E dunque Zoroark, ci segui dall'inizio. Ci seguirai ancora. Tu non verrai eliminato quest'oggi. Ma uno di voi due, Chandelure, ci deve salutare. E Filo, mi dispiace, ma Carlos si è guadagnato il posto in questo team. Carlos ci ha dato sicurezze che tu non sei stato in grado di dare. Filo, sei bandito. E ora passerai il resto della tua esistenza nella landa della purga. Ma prima... Come si confà? Agli esiliati. Requisirò tutti i tuoi averi. Grazie, Filo, per il tuo lavottino.
e ora sparisci. Lord Bruce. Uno dei miei più fidati consiglieri. Dove ci ha portato tutto questo, Lord Bruce? Lo sai anche tu che lo Scizor di Poshi è più forte. Lo sai anche tu, Lord Bruce, che lo Scizor di Poshi non ha ancora combattuto. Lo sai. Non avrei mai voluto farlo. E questa volta non ci sarà nessun plot twist per te. Avrai il tuo posto d'onore nella landa della purga. E dunque, siete rimasti voi. Ho deciso di salvare Zoroark, di mantenere un doppione, chissà per quanto. Ma c'è uno di voi, uno di voi, che proprio non posso sopportare. È sempre qui a ricordarmi dei traumi passati ad amare Meganium. Sam, non posso farti fuori, non hai ancora giocato, ma sappi che sei veramente in bilico. Per ora sei salvo. Eleanor, sei salvo. Sneasel, sei salvo. Zoroark, sei salvo. Abomasnow, spostati. Simoanton, sei salvo. Rhyperior, sei salvo. Gliesgor, sei salvo. Samusol, sei salvo. Agostino! In chat hai cercato di corrompermi per avere cariche di potere. Sei fortunato che io abbia preso in simpatia il tuo Pokémon. Sei salvo. Abomasnow, spostati! Mareka, sei salvo. Pikuz, sei salvo. Anche tu, Prince, sei salvo. Nick, sei salvo. Jackdra, ti sei comportato bene, sei salvo. Lapras, hai combattuto bene, sei salvo. Ursaring, sei veramente brutto, ma sei salvo. Growlithe, a breve avrai la tua occasione, sei ancora salvo. Infernape, mi servi, non c'è molto da dire, sei salvo. Miltank, spostati. Canemarino, sei salvo. Marco, sei stato utile in questa run. Però Marco, siamo arrivati alla Lega. Lo sai meglio di me che non potrai partecipare. Spostati. In più, i tuoi simili hanno eliminato due dei miei più valorosi guerrieri. Bisharp, sei salvo. Hai un fossile più, ma fai troppo ridere. Hai ancora dato troppo poco per poterti giudicare, sei salvo. Abomasnow, spostati! Pasquale, sei salvo. Rimanete voi tre. Proac, hai Vortex Palla e 100 di speed. Lo sai meglio di me che non giocherai mai. In segno della gratitudine che ho provato verso il tuo operato, nonostante ciò che è successo nella palestra, sei di nuovo salvo. E allora noi due. Abomasnow, hai fatto pietà da quando ti ho incontrato. Eppure non ho avuto ancora occasione di sfruttarti a dovere. Tu, Abomasnow, nonostante tutto, hai ancora qualcosa che potrebbe togliermi uno sfizio. Quel gioco di ruolo. Miltank, tu non hai nulla. Addio. Volevo fare un'altra cosa. È morta la mucca di merda qui dopo. Oh fuck.
Chat, beh, loro sono scappati alla purga, regà, non si sono presentati all'appello. Bro, erano in gita, loro stavano facendo loro stavano facendo l'episodio filler in spiaggia. Abbonatevi perché c'è un train che va diretto in Polonia, ma non dove credi tu. C'è un train che fermerà proprio qua sul percorso 10 e ti porterà in Calabria. Iscriviti al canale per altre canzoncine. Bravo, bravo Orliuk per i 7 abbonamenti regalati. Cazzo, ma è un'altra ruota. Io non ero nemmeno in quell'ottica. Chat, posso fare prima Comor? Almeno andiamo un po' avanti nel gioco. Posso fare prima Comor? Mi fate fare Comor? Almeno vado un po' avanti nel videogame. Ma come no? Vai, editor. Andiamo tutti insieme al centro Pokémon. Ruota, cosa ci dici? Non è purga. E schiudi un uovo, sono salvi. Sono salvi. Sono salvi. Sono ancora vivi. Ma devono ancora combattere contro Gomor. Sono sul bilico, devono ancora passare dai lavori forzati. E poi saranno riammesse. Ora abbiamo esattamente 30 uova, giusto? Metti random.org a 30. E genera. Vai, nuovo uovo. Grazie Schiaro per i 100 bit. Aprire questo uovo mi ricorda quando da piccolo per i regali di Natale. Sì, a me ricorda le slot machine, però più o meno circa, più o meno la stessa cosa. 26. Flamebago, Carbonella. Oh, un tipo fight per sostituire Typhlosion, I guess. Ti giuro che se di nuovo... Ragazzi, se un altro doppione, collo la purga. Collo la purga senza ragione. Cioè, lo so che state rosicando, ragazzi, ma se siete sfigati c'è poco da dire. Attualmente siete in un range abbastanza basso di sfiga. Cioè, nel senso, siete in un range buono di sfiga perché comunque siete sotto il 50%. È un po' tipo la mia Shiny Hunting. Flamebago. Vai. Carbonella. Vedi di non essere Typhlosion o Infernape. O Arcanine. Retromarcia, graffio. No, raga, è impossibile. Torchic non è uno starter. Torchic chat è un'allucinazione collettiva. Non esiste. Questo ha 6 Pokémon. E potrebbe non essere simpatico. Ok, ne ha 5. Va bene, ti dirò. Ma guarda, se inizi con Seeking, io sto una crema. Va bene. Seeking non è un pericolo. Questo mi sa che è l'Hypard, raga. Io ti calo un retromarcia per non saperne leggere né scrivere. E ho fatto bene, tuo pugno non avrebbe mai shottato. Oddio, Iron Fist sta roba. Ah sì, forse avrei shottato. Ok. Questo potrebbe avere parafulmine. Ah cazzo, però aspetta, parafulmine. C'è qualcosa di pericoloso che può fare Seeking? Beh, qua è probabile un'acqua, metti Sam. Merda, potrebbe avere Horn Drill? Cascata. Potrebbe avere Perforcorn, no? In caso sarebbe il caso di tritarlo subito. Ora, non credo che Sgranocchio kill, ma almeno prende il boost di Shellforce. Ok, chill. Buono. Vai, Seeking è andato. Altro Sgranocchio, ce lo leviamo di torno. Questo qua era il Pokémon facile. Meno male che non ho tirato Ferro Pugno, altrimenti che non ho tirato Tuono Pugno, perché questo probabilmente aveva parafulmine. Quagsire. Ok, va bene, gestibile. Gestibile non direi da Sam, nel senso che potrebbe anche farlo, per carità, però non mi sembra il caso. Butta dentro Zenith. Ecco, infatti, probabilmente critta laggiù Sam. A parte che critta a momenti viene giù anche Zenith. Figa, che danno. Cala un ripicca così. Di circostanza, non faccio neanche. Ok, va bene. Oh, questo Quagsire è un criminale.
non ho grandissime risorse. Forse paradossalmente forse te le razzani te le dia migliore. Il punto è che non fa danni. Neanche Scizor. Lore non ha gli attacchi per gestirlo. Merda, questo è antipatico. Ok. Rimanimi in campo per ora. E fai magari Shadow Ball, che forse è più adatta. Oh, probabilmente rischio un crit. Però mi serve fare dei danni su sto coso. Bello. Orco duo, questo è pure l'ace. Ma stai scherzando? Che culo. Vai, insisti, Zenith. Stiamo giocando un po' con la fortuna, eh. Però è un Evol Condensa, fuoco al colpo lo tieni sicuro. Non so se mi tieni crit, ma nel caso te la sei cercata sfuggendo alla purga. Bravo, teneva anche crit sto eroe, killa. Abbiamo un po' sculato qui con il doppio fuoco al colpo mistato di fila, eh? Però se lo tiri è giusto che ti becchi una roba del genere. Luxray, ok. Con la prepotta, qui Zenith è da switchare. E io ti direi che iniziamo a mandare come pivot Electros. Ma sapete che mi sta piacendo molto Electros per come sta giocando? Porco, ok. Questo potrebbe diventare rognoso alla lunga. Infernape. In realtà è ok. Fai semplicemente retromarcia. Fai un bel retromarcia e nel caso ributti l'ore 512. E cerchiamo di gestire la situazione con calma. Ok, pioggia danza. E non era ancora successo oggi, strano. Strano, eccoci qua, bentornati. Ma secondo me possiamo anche giocare l'1v1 in realtà. Questo è fastidioso. Famo così. Questo è molto rognoso. Sì, va bene però. Può starci. Qua andiamo di Invertivolt. Leviamoci questo dot prolungato di tossina. Fai uno. Siamo sotto Rain, quindi non vuoi rimanere in campo con Infernape a prescindere. Altra retromarcia. Ti riposizioni nuovamente. Mentre prendi la kill. Dietro c'è ancora Samurott. Potrei avere un modo di allontanarlo. Ora come ora Samurott mi trebbia. Probabilmente retromarcia i posci è l'idea migliore. Anche in questo caso. Così poi da poter outspeedare con Infernape e killarlo con tuono pugno. Senza rischiare la mossa acqua nel muso. Ammesso che butti dentro Samurott. Infatti mette Braviary. Minchia, tra l'altro Braviary, ok. la mia risposta è un po' avvelenata. Se stolo la Rain posso anche giocarmela 1v1 con qualcuno, altrimenti è un po' complicato. Minchia. Certo che mi sono accorto adesso che avere due T-Pilot non è il massimo. Cosa fa? Prova a rimanere in campo con i Poshi, se prova a fare 1v1. Ok. Smesso di piovere, va bene. Ma in teoria reggo bene. Crit. Porco due. Ma raga, ma quanti ne ho presi? Sapete che mi sa che ne vola uno qui? Forse è un out. Proviamo con Intimidate. A Defiant. Porco due, mi sono dimenticato che ha Defiant. Mi sono dimenticato che ha Defiant. È finita. Mi sono dimenticato che ha Defiant. Oh no, è il secondo Pokémon che perdo così. Bruciapelo non funziona su caduta libera, vero? Allora, ammetto di aver mandato Scrafty il Pokémon di Davide perché se morivo era quello su cui potevo fare più gag. Non l'ho pensata così, però. Ah, dai, Scrafty, hai buone difese! Bravo! Colpo basso, sì. Porco due, non gli ha fatto niente. Ok, però almeno l'ha mandato in range. Almeno l'ha mandato in range di altre... No, non ce la faccio a salvare altra roba. Va bene, Davide! Non ti fossi opposto a me in quel sondaggio, forse. T'avrei salvato.
Cioè, in teoria potrei provare a smurfarla con Electros. Avete ragione, perché non prende caduta libera. Però il fatto del veleno, se poi lo perdo... Se... Mi sta piacendo molto Electros, non vorrei perderlo. Ma poi per Davide, per l'oppositore in chat. Ho provato anche a switcharlo. Ok. Allora, adesso c'è un altro tema, cioè Electros potrebbe killare con Invertivolt, ma sto Bravery è più uno, preferisco outspeedarlo e killarlo con Tuono Pugno. Tra l'altro il più uno a cui l'ho mandato sarebbe stato abbastanza ininfluente in realtà. Cioè, ininfluente perché comunque eravamo due hit. E adesso c'è da riflettere. Perché? Io posso fare U-turn e mandare Sam, che entrerebbe realisticamente su una water. Quello che è certo è che devo togliere Infernape. Mi sa che ne perdo un altro. Devo assolutamente fare retromarcia e non... No, non ci credo, acqua getto. Infernape nella merda, chat. Oddio, in teoria no. Però wait, in questo modo Fera è safe. Se Fera è più veloce, forse la si porta a casa. Sgranocchio credo che sia due hit. Porco due. Quest'altro avanza. Sgranocchio. Ok, se lui rimane bloccato su acqua getto è ottimo. Questo danno è irrilevante. Ok, Fera, devi farmi questo 1v1. Se rimane bloccato su qua, certo, hai vinto. Bravo, Sam. Bravo. Portato a casa. Non ho idea del perché lei gli abbia fatto... Cioè, scusatemi, tra tutti i Pokémon che ho portato, ho detto sacco tutti, è morto Davide. Direi che il sacrificio di Davide ha espiato un po'. A suo modo è stato un grande protagonista. Ok. No, dai, Fengu, no. Ma sono tutti nuovi. Stavo aspettando che entrasse Prince. Grazie mille per le 30 sub, frate, ovviamente. Al solito. Sarebbe l'ora di una bella corruzione. Pronti? Ruota spinnata. Intanto, scusatemi, stop. Siamo a 1400 sub. Per intenderci... Dei numeri del genere li ho visti solo vincendo una pill. Quindi, grazie. Lo dico troppo poco spesso, quindi forse oggi sto un po' eccedendo, però grazie mille per le sub, grazie per il supporto a questa serie qua. Detto questo, se dopo questa leccata di culo, se magari esce votate un Pokémon e non mi eliminate, grazie. Non so cosa dire, chat. Vi giuro che non l'ho accettata. Random.org, gente. Per la 50ª volta oggi. Altre uova. Chi saranno i due fortunati di questi 29? Probabilità poco meno del 10%. Direi poco più del 5% in realtà. 5% di essere pescati, ragazzi, avete. In questo... 17 e 10 sono i numeri fortunati. E quindi abbiamo Sambugico con l'acqua magica. Se è un Feraligator lo insta libero, Sambugico, te lo dico. E infine l'uovo di Ferra con avanze. Io ho detto cosa succede. Bravo. Bravo. Oh, un Pokémon non scontato, anche se non si direbbe mai di un ludicolo. Non doppione. Tutto ma non doppione. Qualsiasi Pokémon ma non doppione. Lino, Buizol. Arriva un po' tardi. Floazel penso che non vedrà mai il campo di battaglia se non tra poco. Però bello. Senti, sono il Babu. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta. Oh, benvenuto. Cosa ti devo dire? Sei un grande. Benvenuto.
l'ho schiuso a Zefiropoli questo Pokémon qua. Ma sì, aspettiamo Sgranocchio, livello 45. Questo, l'ho già detto Aggo, ho visto il tuo commento, lo ribadisco, questo è, ma nettamente lo sprite di Arcanine più bello di tutti. Questo è proprio fico. Fermati. Solo chi ha dato prova dei propri meriti può varcare questa soglia. La chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Triss. E qui c'è il vento. Primo strumento. Batteria. Fermati, la chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia base. Tu che possiedi la medaglia base, dimostra il sapere che hai acquisito. Tamburone. Non so come si chiama esattamente lo strumento. Fermati. La chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Scarabeo. Tu che possiedi la medaglia Scarabeo, eguaglia le doti dei Pokémon Coleottero. Trombone. Fermati. La chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Volt. Tu che possiedi la medaglia Volt, elettrizza i tuoi nemici nella lotta. Arriva il basso. Fermati, la chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Sisma. Tu che possiedi la medaglia Sisma, fa vacillare il cuore del tuo avversario. Qua c'è una tromba in sottofondo che si è aggiunta. Fermati. La chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Jet. Tu che possiedi la medaglia Jet, procedi senza arrestare il tuo impeto. Qua arriva l'orchestra. Fermati. La chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Stalattite. Tu che possiedi la medaglia Stalattite dimostra di avere il rigore del ghiaccio. Campane. E manca la melodia principale. Fermati. La chiave che ti aprirà questo portale è la medaglia Leggenda. Ragazzi, sto posto. Tu che possiedi la medaglia Leggenda, superata la via vittoria, dirigiti verso la Lega Pokémon e rivela il tuo valore. Eccola qua. L'amore che hanno messo nello specifico nella musica di questi giochi è incredibile. Tra parentesi, ci tengo sempre a specificarlo. Tutte composizioni di un certo Junichi Masuda. Velocizzare in questo posto è un crimine, quindi cercherò di non farlo, ragazzi. Probabilmente questa qua è la mia vittoria più bella di Pokémon... anche solo per l'ingresso che ha. Vai. Capito, cioè, come faccio a lasciarti in campo qui? Questo in generale è molto palloso. Sambugico dovrebbe farcela.
Pietra taglio critto in realtà mi one shot. Raga, comunque le sto prendendo tutte le percentuali. È incredibile quando non giochi, quando non cerchi di evitare i crit, quello che succede in sto cazzo di gioco. Questa è la dimostrazione che dovete evitare i crit quando giocate in Nuzlocke. I guess idrovampata e si spera che non abbia vigore, giusto? Qualsiasi altra cosa ci mette più nei cazzi. Se mando Prince rischio un acciaio nel muso. Vero è che avrei EQ. È una 400 di potenza, Aggron ha un'ottima difesa. Solrock ha un ottimo attacco, per essere Solrock potrebbe anche shottare. È che questo è un buon Pokémon, raga. Non so se lo voglio perdere, quasi da Lega forse. Fare Intimidate, sì, pietra taglio crit non esiste. Proviamo, provo a salvare Sambugico. Ok, l'ho accettato. Bravo che l'hai retto. Ho accettato che potesse succedere. Non siamo fortunati evidentemente in sta via vittoria, ma... è la fine di Prince, chat. Ma se mando Arca, ragazzi, poi cosa faccio? Metto un Intimidate e switcho su... cioè vado avanti così? È il primo Pokémon, eh? Prince, ti auguro con tutto il cuore di uscirne. Ma è neanche arrivato a vigore. Signori, si è perso ufficialmente uno dei Pokémon più storici sul campo di battaglia. È arrivati alla fine della serie, doveva succedere, chat. Non posso continuare a switchare davanti a sto coso, mi sta trebbiando, rischio di perdere tutti qua. Ok. Non mi tradire. Non fare cose assurde. Tira una fire e basta. O anche, va bene. Floatzel, devi trebbiarlo. Non giocherò diversamente. Devi fare cascata, centrarlo qui nel muso e affogarlo. Non c'è altra spiegazione. Ok, bravo. Weavile è impressionante, sta avendo una... non so se è sfortuna o se è ingiocabile. Il Cacturne in teoria Weavile se lo squaglia. Anche sono il Babu, eh. Però. Giusto una fight a caso, ma se arriva se la merita. Dovrebbe essere GG. Prima kill di Weavile. Porca troia, ho perso Solrock. Oh sì! Oh sì! Sì, ragazzi, ma che Pokémon che hanno. Ok, va bene. Non ho scelta, devo andare a fare 1v1. Devo giocare 1v1, raga. Mette Intimidate. Questo avrà fuoco ardore, occhio. Ok. 1v1 con Leftovers dovrebbe essere fattibile. Fossa. Va bene. Easy. Ha fatto Intimidate, buono. Va bene. Chat, è il momento di andare a cambiare team. Bene, è andata. Musicat. Minchia che via vittoria, chat. Pure quando ho cambiato team non è stato semplice. Sono riuscito a perdere un Pokémon pure col team che avevo pensato per farlo bene.
Immagino che per la prossima settimana cercherò di tirare, di venire fuori con il team più bilanciato possibile tra tutti i Pokémon che mi avete mandato. Plus, adesso abbiamo delle uova ovviamente. Allora abbiamo due uova, più dopo vado un attimino a vedere se ci sono delle zone che, delle zone di Terrakion, Virizion e compagnia contano come area a parte. No, dei Super 4 non so i tipi. So escluderli, cioè no roccia, no coleottero, no veleno, no drago, no spettro, no acciaio, no normale, no ghiaccio, no erba. Quindi mancano, ironicamente, lotta, buio, spettro e psico, fuoco, acqua, elettro, terra e basta, perché sono 17 i tipi in questa gen. Spettro non era camelia? Ah, bravi, avete ragione. Allora no, il cazzo, aspetta, rifacciamo il conto, scusatemi, avete ragione. Spettro non c'è, però ci sono buio, lotta e psico. Questi ci sono sicuro. C'è il volante, bravi. C'è volante al posto di spettro. Volante, fuoco, acqua e terra. Random.org. Due uova ci mancano da schiudere prima della Lega. 10 che è già uscito, mannaggia al cazzo, rerolla. 7 e 12. Furret. E il... no, l'uovo di Nikus alla fine, incredibile. L'uovo di Nikus alla fine. Vabbè, apriamo Furret, immagino. Ovviamente non sono costretto a portarli alla Lega. Ovviamente, lo do per scontato, ma no. Magari non è Furret. Vediamo. Furret aveva dei numeri dopo il suo nome, vero? Che cazzo erano quei numeri lì? Vabbè. Schiudi sto uovo. Sei un doppione bestemmio. Va bene, ci sta. Uovo di Nikus. Fa vedere. Vai, potenzialmente ultimo uovo. Cosa ci ha mandato Nikus il dissidente? No way. Allora non era un'allucinazione collettiva, chat. Allora esisteva davvero. A momenti platiniamo gli starter di tipo fuoco, eh? Però se... anche per una ragione di sano buonsenso, chat, ma do per scontato che la sala di Virizion e la sala di Terrakion siano anche loro zone di encounter. Quindi altre tre uova, direi. Senza andarle a visitare, non è necessario. Va bene, gente, rimangono 25 uova se non conto male. Ne resteranno solo 22. Pronti? Primo uovo risulta essere il numero 29. Ed è uovo con Toxisfera. Non ho idea di che Pokémon possa essere, tanto non ne ho schiusi 50 con la Toxisfera. Il secondo uovo è l'uovo numero 21. Ed è l'uovo di Kench. Infine, il terzo uovo è l'uovo numero 2. Ed è l'uovo di Zelo. Con una Master Ball che ho appena buttato su Copalion. Ironico. Avete ragione. Ho sbagliato. È Sasaki il 21, giusto? 18, 19, 20, 21. Ho commesso l'errore, bravi che l'avete notato. Sarebbe stato un bel gate. E allora Kench, mi dispiace, t'ho trollato. Vediamo cosa ha da offrirci a sto punto. Ci sei andato molto vicino. Di questo non so il nome, quindi immagino che... Perché la Toxisfera? Grazie Frasco Biandi per il Prime. Ultimo uovo di oggi. E forse per l'intera serie. Dai. Bello. Bellissimo shiny in realtà lui, sai?